tutti, oggi finalmente un nuovo video. Spero che non si sentirà troppo il rumore del ventilatore, ma fa caldissimo dentro questa saletta, quindi per forza ho dovuto mettere questo perché non ho l'aria condizionata in questa sala qui. E niente, vi volevo mostrare in questo video un po' di cosucce. La principale, diciamo, è la spesa che mi è arrivata adesso, che ho fatto su Esselunga e l'ho fatta online. E poi anche la box di Look Fantastic che mi è arrivata oggi, quindi ve la voglio far vedere. Ho già aperto, diciamo, solamente la scatola esterna e vedo che sembra davvero carina, quindi sono super curiosa. Niente, io direi di iniziare appunto con la spesa, dove praticamente vi suddividono tutto quanto a seconda di che cosa avete acquistato, se è cartoleria. Per esempio, io ho preso una cosa di cartoleria, però adesso già l'ho tirata fuori perché mi è venuto in mente, cioè mi sono ricordata all'ultimo che volevo fare il video, però era divisa. Ovvero, allora, rieccomi qui perché mi ero dimenticata il telefono, perché non ho lo scontrino, perché ho fatto tutto tramite l'app, quindi adesso vi dico tutto quanto. Allora, come prima cosa mi toglierei subito la cosa più pesante, diciamo, che è l'acqua. Ho preso l'acqua panna, ben 6 bottiglie, vabbè, ho preso 6 bottiglie e le ho pagate perché era uno sconto del 50%, 1,56 euro. Poi andiamo ad aprire questa bustina qua celeste. Ma guarda che fa vedere quelle. Ah, vabbè, devo far vedere le penne, vabbè. Io passo da una cosa all'altra. E ho preso queste Madeleine Noir senza lattosio della Cereal, che boh, mi incuriosivano. Senza olio di palma, sono 7 monoporzioni, poi le assaggeremo insomma in questi giorni, in queste colazioni, e vi farò sapere magari nei vlog. Queste scadono comunque a dicembre, quindi c'è tempo in maggiore, queste finiremo in un lampo, e questa sarà una delle mie colazioni. Poi io, non vi ho detto quanto l'ho pagata, questa l'ho pagata a 2,97 euro, sempre sconto del 20%. Poi ho preso il pane, questo qui, il bauletto, perché lo utilizziamo molto spesso. Spesso ci facciamo anche la colazione, perché abbiamo preso, sempre lo vedrete nei vlog, un tostapane nuovo con i punti dell'Esselunga, che è veramente favoloso. Qui c'è anche Rebecca, la mia assistente, come al solito, che mi assiste in tutti i video. Saluta! Ciao! E niente, quindi lo utilizziamo molto molto spesso e finisce quindi rapidamente. Sono 400 grammi e questo l'ho pagato 1 euro. Poi, questo me l'hanno regalato, che carino, mi hanno fatto un regalino, ecco perché mi piace tanto l'Esselunga. Comunque mi hanno fatto un regalino molto molto che a me piace moltissimo, perché praticamente è il mio succo di frutta preferito in assoluto, cioè quello della Tropicana, ed è il multifrutta, quindi questo è con un mix di frutta davvero fantastico, 250 ml, e grazie a Esselunga perché questo non l'ho ordinato. E in più hanno fatto anche, hanno messo diciamo una sorta di, come se fosse un campioncino della crema pan di stelle. Vediamo un po', infatti c'è... Ah, che noi a casa non abbiamo più la Nutella. Infatti la Nutella mi sa che non l'ho comprata, però. Ma dai! La prossima spesa. Però guardate che carino. Ah, sono uguali a quelli della Nutella. Sì, uguali a quelli della Nutella, però della pan di stelle, che poi ci piace tantissimo. Quindi sicuramente questa la utilizzerà Rebecca. Non abbiamo dubbi su questa cosa. Ah, mi mangio domani mattina sul pane bruscato. Infatti col pane bruscato ho questa qua, la crema pan di stelle. Che carini. No, ma comunque ogni volta viene comunque un regalino, davvero carina questa cosa. E poi questo hanno pensato sia a me che a Rebecca, neanche a farla apposta, perché questo qua lo mangerà lei, anche se piace pure a me. E poi questo qua della Tropicana è per me. Poi, altra cosa invece che abbiamo scelto di prendere sono questi qui, che sono gli Stabilo, che li voleva Rebecca, che sono quelli lì a punta fine, vero? Sì. Okay. Sono 10 e si sono pagati pochi. Si sono pagati. Magari si sono pagati da soli, magari. L'hai pagati pochissimo, credo 4 euro. Di solito costano molto di più. Rebecca sa anche i costi generali. Comunque questi li abbiamo pagati 4,99 euro. Facciano parte di questa promozione Amici di Scuola, Buon Amici di Scuola. E questo qua appunto costava di meno. Poi, bellissime. Passiamo a quest'altra cosa, passiamo all'uva che non manca mai, a noi piace tantissimo. Io ho preso questa qui, che è l'uva da tavola bianca senza semi,
e l'assaggeremo, però noi ne mangiamo veramente molto spesso l'uva. E questa è un chilo e l'ho pagata di sconto al 40% 1,98 €. Poi, io pensavo, vedi, che fosse più grande, invece la mozzarella diciamo che è piccolina. Devo ricordarmi di controllare sempre la quantità. Sono piccole poi. Sì, sono quelle piccoline che piacciono poi a te, quindi sempre è andata bene a Rebecca. E questa mozzarella di bufala campana, peso netto sgocciolato 200 grammi. Infatti guardate la, se riesco a farla vedere, no, vabbè, non si vede. Comunque queste qui le ho pagate con lo sconto del 30% 1,99 €. E visto che molto spesso facciamo delle insalatone, è comoda perché ci mettiamo appunto tutte le mozzarelline dentro, ci mettiamo pomodori, cetrioli, insomma facciamo belle insalate ricche. Ah, ma non l'hai presa la mortadella? Te la vuoi... No, la mortadella non l'ho presa. Abbiamo fatto una mini spesa, Poi, altra cosa che abbiamo preso sono questi che ci piacciono tantissimo. Questi li abbiamo scoperti da, non da tantissimo, vero Rebecca? Non è tanto. Sono gli Oro Shock Pocket. Io li trovo solo all'S lunga. Sì, solo all'S lunga? Sì, non li trovo da altre cose. E sono 4 bustine, sono buonissime, quindi sì. Se non le avete provate, assaggiate perché sono veramente buoni, uno dirà l'altro, sono solamente complicati perché poi veramente ne mangiate uno dopo l'altro e finite le bustine in pochissimi secondi. Ma mi sarebbe perfetta anche per la scuola. Ah, vi faccio vedere la bustina. Li posso portare anche come snack quando dovrò tornare a scuola. Questa qua per esempio è comoda se avete bambini, perché magari uno snack così piccolino se lo portano in borsa adesso che comunque si tornerà a scuola. Ancora non si è capito come funzionerà, però si ritornerà a scuola. Io lunedì 14. Poi abbiamo preso i soliti yogurt che... Allora, questi sono quelli di... No, di Rebecca che erano due. No, tre. Tre? Allora tre. Aspetta, manca il terzo. Vabbè, questo qua ha i fiocchi. Allora, questo qui. Il suo preferito che è questo qua, mix soffio. Che diciamo che è un po' una novità della Müller. Perché è fatto tipo a mousse. Abbiamo questo qui con le mandorle. Questo è mio. Buonissimo questo. E poi ci sono i tuoi. E poi c'è questo qua che è mio al cocco. E poi ho preso una che era, diceva che era una novità. E sono curiosa perché il gusto è bacio, cioè deve essere buonissimo. Bacio. Sì, bacio. Con nocciole e cioccolato. Sembra buono. Sì, si è capito che non mangiamo un sacco di yogurt. Comunque, allora, quello soffio che vi ho fatto vedere della Müller è 88 centesimi, mentre quello al cocco che ho preso io 69 centesimi, quello alle mandorle di Rebecca 69, 69 anche l'altro, e la novità, diciamo, quella lì al bacio 88 centesimi. Diciamo che quelli più particolari li ho pagati 88 centesimi. Poi, altra cosa che abbiamo qui, queste piacciono tanto a Rebecca. Sono le cotolette dei filetti di pollo, però sono le sottilissime perché a lei non gli piacciono troppo alte, ma quelle un pochino più fine. E queste qua le piacciono molto. Sono due e le ho pagate 2,32 €. Poi ho preso, oddio, queste sono un po' spappolate. Queste sono le more, che stanno in sconto anche queste qui. E quindi ho deciso di prenderle perché di solito le more costano di più e le ho pagate 98 centesimi, quindi queste le utilizzeremo già domani perché si rovinano subito, oppure le dovete congelare. Pure su una torta. Poi, come al solito, ho preso l'insalata, ho preso la misticanza, questa qua appunto perché facciamo insalatone, e questa è bella grande perché sono 200 grammi e scade il 10 settembre, quindi questa va finita in pochissimo tempo. Sì, perché oggi è 7. Sì. Poi, altra cosa che mi piace tantissimo, naturalmente, vabbè, non la mangio, magari evito il tonno e questa parte qui, però le uova, i pomodori, insomma, queste insalate già fatte con poi i fagiolini, questa qua è l'insalata Nizzarda e già fatta, insomma, per quelle volte che magari dovete portarvi un pranzo fuori, diciamo che se lunga tantissimi piatti già fatti, già pronti. E alcune cose effettivamente le potete fare voi tranquillamente, però magari se lavorate fuori e una sera non vi va di preparare, vi prendete questi, è già fatto, e ve lo portate via. E questa insalata qua
Ce ne sono poi di vari tipi, tra insalate, piatti, primi piatti, secondi piatti, veramente c'è di tutti i contorni. Questa stava lo sconto con lo sconto del 30% a 2,73 euro. Poi ho preso le immancabili melanzane, che ce l'ho praticamente sempre in frigorifero, e queste qui sono due, ne prendo sempre contate perché sennò si rovinano, sempre con lo sconto a 79 centesimi. E poi per prendere diciamo la consegna gratuita, ho preso le cotolette, queste qui della Kyoen, che tanto io le mangio spesso, e ne ho prese ben tre, che scadono comunque a ottobre, quindi c'è tempo, il 6 ottobre. Quindi queste tre io molto spesso faccio i panini, oppure... Vabbè, la realtà le mangio pure io. Le mangia pure Rebecca, quindi queste le facciamo fuori, insomma, per tempo. Poi ho preso il latte granarolo, perché abbiamo finito il latte, questo qui è poi a lunga conservazione, e l'ho pagato 99 centesimi. Le cotolette non so se ve l'avevo detto, ma l'ho pagato 2,49 euro. Poi il latte 99 centesimi. E poi qui che abbiamo? Ah, poi ho deciso di prendere questo formaggio qui perché l'ho preso una volta e mi è piaciuto, cioè il camoscio d'oro, e l'ho presa una confezione, questa qui sono 210 grammi di formaggio, e anche questo stava sicuramente sconto, sì, al 30% a 2,61 euro, quindi questo lo assaggeremo penso già stasera. Poi questa è la nuova cosa preferita di Rebecca, cioè i Ringo, però adesso li trovati nella degusta box, bisogna farti scoprire la degusta box, e sono praticamente dei biscotti, però all'interno c'è la crema di cocco, e a Rebecca piace molto, e il biscotto è fatto con i cereali, il biscotto è fatto, quindi questi ve li consigliamo. All'interno ci sono 6 confezioni con da... dentro tre biscotti, quindi questi qua li do direttamente a Rebecca. E niente, la spesa è finita, quindi abbiamo finito con le cose che ho acquistato ad Esselunga. Vi dico quanto ho pagato anche quelli lì al cocco, che sennò io mi dimentico tutto. Le ho pagate 1,89 euro. Comunque diciamo che è stata una spesa piccola, però io preferisco sempre fare la spesa piccola in realtà. E devo dire che con l'app, con la spesa online, mi trovo benissimo, perché uno, risparmio tempo, perché molto spesso, soprattutto in questo periodo, ho pochissimo tempo, quindi magari metto lì nei momenti che sono libera, diciamo, metto al telefono, metto le cose nel carrello, me la portano loro e risparmio il tempo, insomma, che non devo andare lì, e per me è comodissimo, e in più mi rendo conto effettivamente di quanto spendo, metto solo le cose che mi servono, quindi lo preferisco assolutamente. Poi passiamo alla parte, diciamo, beauty. Ah, vediamo che cosa mi regali questa beauty box. Dove la box, devo dire che è davvero carina, perché guardate quanto è carina, e si chiama The Birthday Box, quindi penso sia una sorta di box del compleanno, penso che sarà l'anniversario forse di questa box. Appena l'ho aperto ho avuto subito un odore abbastanza forte, vediamo che cos'è. Allora, vediamo che mi regali questa volta. Non ti regalo niente. Dai. E qua abbiamo qui il solito sigillo, e andiamo ad aprire. Ormai sono piena di questi box. Oddio, perché ci sta questa cosa? Che cos'è? Cioè, aiuto. No, perché ho visto 3M, ho detto, ma che cos'è? Praticamente è il Pop Socket. No! Di Look Fantastic. Davvero? Sì. Come è fatto? Così, nero semplicemente. Mamma mia, nero. Vabbè, non ha convinto Rebecca. Sì, è per me. Oh, abbiamo una marca che ho sempre voluto provare, e la vedevo sempre nei video antichissimi di YouTube, ma non l'ho mai provata. Cioè il La Masca. E qui abbiamo un ombretto, penso. Che vedete, la confezione è così. Vediamo subito, che Rebecca è curiosissima, più curiosa di me. Ah, però deve essere bello, perché questo ha quei colori luminosi che piacciono tanto a me, super glitterosi, super illuminanti. Vediamo un po'. Fare swatch. Tanto si vede. Ah, no.
Però non è molto scrivente, devo dire. No, no, guarda. È molto luminoso, moltissimo. A me questa cosa piace tantissimo. Cioè, sapete quello blesti, Rebecca vuole tutto, vuole tutto. Poi c'è una cosa che mi ha incuriosito tantissimo subito, appena l'ho vista, questa l'ho vista in tantissimi video. Ah, pure io. Ma proprio in tantissimi. Per massaggiare il viso. Serve per massaggiare il viso, che è la perla di Giada, che è una la cosa di Giada, una cosa del genere. E quindi sono curiosa, è della Brushworks, cruelty free and vegan. E niente, boh, vediamo un po', apriamolo, sarà verde quindi. Io non lo userei mai poi. Perché ti fa massaggio? Che la mattina mi metto a fare il massaggio. Me lo fai te infatti. Sì, certo, molto più dalla massaggio. Tipo per mangiare la mattina prima di andare a scuola, prendo tempo a comere. E beh, visto che molto spesso siamo stressati. Ah, che carino. No, vabbè. È comodo, tieni. Buono. Mi ci invito io a fare sta cosa. È pure fresco, poi col caldo, che carino. L'inverno non credo. Vabbè, devo capire come funziona, perché ho visto che molti la compravano questo aggeggio qua, però non ho mai, diciamo, non mi ha incuriosito mai così tanto. E quindi niente, adesso lo proverò sicuramente, vi farò sapere sicuramente. Ma che cosa dovrebbe fare? Beh, penso che serve un pochettino per rimpolpare la pelle. Per applicare creme e sieri. Riduce i pori, le rughe e i rossori, quindi lo proveremo. Poi qua che cosa abbiamo? No, vabbè, quando mi regalano quando ci regalano i pennelli siamo sempre contentissime, perché non bastano mai i pennelli. Poi è pure carino, È rosa! Della Luxy Beauty. Sì, è molto carino questo è proprio bello, proprio per me. Sto attenta perché Rebecca mi vuole fregare. Perché non ne mettono due? Ah, io volevo aprire questa cosa, non sapevo come si apriva confezione. Allora, morbido, per morbido. Occhi. È per occhi. Per ombretto. A me questa cosa che regalano i pennelli mi piace tantissimo. È rosa, quindi è davvero carino. È pure buon, cioè mi piace anche come si impugna. Quindi ottimo. È bellissimo. Sì, è veramente bello. A che cosa serve per ombretto? Poi lo proveremo e vedremo un attimino se perde magari i peli, queste cose qua. Poi ci abbiamo una matita di Diego della Palma, il colore sembra carino dalla confezione. Delle labbra. Sì. No, questi sono colori che ci piacciono perché è nude, è la numero 80. Nude quello. Beh, è un colore, sì, rosino. Nude non tanto. È questo qua. E sembra davvero carino e dovrei avere anche un rossetto che ci sta anche bene, quindi cioè, ho trovato la combo perfetta. Sì, mi ricordo, forse era in una box precedente che era arrivato un rossettino, un mini rossettino che sì, ci potrebbe andare bene. Poi abbiamo questa crema della Elemis, che dovrebbe essere una marca piuttosto buona, che è una crema da giorno per anti-aging. Visto che comunque mi serviva una cremina e sono, vediamo un po' quanti ml, 15 ml, quindi insomma uno ha la possibilità di provarla un pochettino. Poi c'è un'altra crema che invece è della Espa, questa è per i capelli, è un trattamento intensivo, una maschera per i capelli e sono 30 ml. Eppure questa dovrebbe essere molto, mi incuriosisce tanto. E niente, questi qua erano tutti i prodotti, perché non mi sembra che ci sta qualche prodotto nascosto, perché ci stanno tutte stigoriandoli, quindi ogni volta c'ho il terrore tipo di buttare la scatola e dentro c'è qualcosa magari di piccolino che non ho visto. Però devo dire che questa mi è piaciuta tanto, è carina, vero? Sì, è la cosa che mi è piaciuta di più, è il pennello. La cosa che mi è piaciuta di più è il pennello. A me incuriosisce tanto sto coso, quindi boh, lo proveremo e vi farò sapere. Però è davvero carina, mi è piaciuta questa box. E niente ragazzi, la scatola mi è piaciuta tanto, il contenuto mi è piaciuto tanto, devo dire che sono super soddisfatta. Adesso vado a mettere a posto tutte le cose, soprattutto la spesa, perché sennò si rovina, andiamo a cena.
e poi ragazzi, noi ci vediamo comunque nel prossimo video. Naturalmente vi lascio il canale di Rebecca in descrizione se vi interessa, così potete seguirla. Ci trovate insomma in ogni dove, c'è Instagram, c'è tutto quanto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate di lasciarci un like, iscrivervi al canale, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi.